Ave popolo di YouTube, io sono Tearless Raptor e vi do il benvenuto in questo nuovo video della Pixelmon GX. Oh yes baby, bentornati. E ragazzi, bentornati non soltanto nella Pixelmon GX, ma anche all'interno di questa splendida stanza. Stanza che, sì, fa parte della base del Team Rainbow Rocket, ve la ricordate? No? Beh, non mi stupisco, saranno passati secoli dall'ultima volta che sono venuto qui dentro. Probabilmente questi dannati biscotti saranno tutti quanti umidici e schifosi da mangiare. Avete presente quando per sbaglio lasciate un pochettino aperto il pacchetto di biscotti che entra l'aria e si... schifezza, faranno schifissimo. Per non parlare di questo latte che sarà ormai un blocco solido, sarà rancido come poche cose a questo mondo. Che poi non avendo neanche finestre qua dentro c'è una puzza devastante. Ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon GX. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo anche incontrati come Team Rainbow Rocket, ma questo per quale motivo? Molto semplicemente siamo stati tutti quanti molto molto indaffarati a cercare di scoprire qualche informazione in più riguardo a questi stramaledetti laboratori segreti che stiamo cercando da episodi ed episodi. Non so bene che cosa sia successo agli altri, non so se abbiano trovato i propri laboratori. Io però, ragazzi, sono andato avanti con la mia indagine personale e vi posso assicurare che ho trovato un qualcosa di davvero molto, molto, molto spicy. Tuttavia, prima di svelarvelo, volevo un attimo tornare in base perché tecnicamente il Magmar dovrebbe anche aver finito di bridare col ditto e dovrei pertanto avere un nuovo di Magby a disposizione. Zan 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 zan. Come prevedibile abbiamo un uovo. Ne abbiamo addirittura due uova di Magby. Ok, vabbè, non erano necessarie però va bene. Una di queste due uova mi sa tanto che la darò a qualcun altro nel server, perché, boh, immagino che qualcuno potrebbe forse volere un Magby, credo, non ho idea. Però volevo anche capire quale delle due uova dar via. Quindi devo fare Eves 5. Terribile, vediamo il 6. Molto meglio, perfetto. Andiamo a dare via la numero 5 a qualcuno e gli diamo il Pokémon peggiore. E ora che abbiamo fatto ciò, quale altro Pokémon baby potremmo andare a breedare? Potremmo fare un Cleffa. La torta mi dà 3 punti, la Glowstone e la Lana me ne danno 2, il Carpet me ne dà 1, quindi mi sa tanto, miei cari, che vado a sbaraccare un intero Poké Center. Tuttavia, non prima di aver battuto questo dannato Mega Gallade. Nulla, mi ha droppato un Ender Pearl e una caramella rara. Inutile. Ok, gente, dovrei averne presa abbastanza di lana perché tecnicamente, se non sbaglio, mi dovrebbero servire uno stack e 19 blocchi del materiale desiderato. Ne ho uno stack e 24, quindi facendo la matematica dovrebbero avanzarmene 5, ma magari mi ricordo male e me ne servivano di più. Perfetto, è pezzata giù tutta quanta la lana. Andiamo a selezionare il Clefairy e adesso speriamo che questi due copulino. Beh, incrociamo le dita. Detto questo, ragazzi, fatte tutte quante queste piccole cosucce che avevo intenzione di fare all'inizio dell'episodio, concentriamoci sulla portata principale di quello che andrete a vedere in questo video. Perché, ragazzi, vi ripeto, avevamo lasciato in sospeso, quantomeno su questo canale, la questione dei laboratori segreti del Team Rainbow Rocket. Qualora non vi ricordaste com'era andata la questione, ragazzi, vi devo rinfrescarvi un attimo la memoria. In pratica, insieme ad Eren e Fede, eravamo andati ad esplorare il misteriosissimo Laboratorio Zero del quale avevamo avuto notizia tramite una lettera che c'era stata consegnata da Eustachio. All'interno di questo laboratorio abbiamo trovato altri 4 libri, anzi no, altri 5 libri, contenenti delle informazioni riguardanti 5 laboratori segreti diversi sparsi all'interno di questo mondo. E siccome di uno di questi laboratori non si sapeva nulla, abbiamo deciso di spartirci tra tutti e 4 i membri effettivi del Team Rainbow Rocket qui in questa regione, ossia me, Fede, Eren e Tano, un laboratorio ciascuno in modo tale da cercare di trovarlo e di ottenere più informazioni riguardo a tutto ciò che sta succedendo all'interno di questi laboratori segreti. Io mi sono preso cura del laboratorio segreto numero 5, del quale si dice che sia davvero in un bel posto, soprattutto d'autunno. Dopodiché avevamo trovato questa lunghissima ed incomprensibile catena di codici e in pratica, andando a decriptare questa stringa lunghissima, abbiamo ottenuto questi 3 numeri che altro non erano che delle coordinate. Coordinate alle quali mi sono recato e dove, magicamente, avevo trovato nascosta in un albero una mappa. Però, ragazzi, è qui che arriva il bello ed è anche questo il motivo per cui non ho potuto mostrarvi prima tutti quanti questi dettagli. In pratica, nel famoso episodio che avevo registrato e che era andato scomparso, avevo scoperto che questa mappa in realtà era soltanto un falso, perché coperta per l'appunto da una pellicola che mi faceva vedere l'immagine originale. Di conseguenza, siccome questa pellicola non era rimovibile, ho fatto passare la mappa stessa sotto i raggi X che mi hanno rivelato una nuova mappa che poi mi sono fatto riprodurre da Eustachio. La mappa mi è arrivata l'altro ieri e in pratica rappresenta un'altra mega taiga.
Semplicemente quella che si vedeva inizialmente non era quella corretta. E una volta che ho ricevuto l'effettiva mappa da andare a seguire, mi sono proprio lanciato alla ricerca di Mega Taiga su Mega Taiga su Mega Taiga su Mega Taiga, fino a quando, ragazzi, non ho trovato quella raffigurata qui, all'interno della vera mappa. Eccoci qui, all'interno della Mega Taiga in questione. Non è neanche così tanto distante dal centro del vero, perché siamo a coordinate 6150-8900, quindi, sapete, è relativamente vicina, il che mi ha sorpreso, mi aspettavo di trovarlo molto molto più lontana. Fatto sta che, ragazzi, se guardiamo la mappa, potete vedere che, avanzando un attimo verso nord, rientriamo all'interno dei bordi di essa. Vi dirò la verità, stavo girovagando un pochettino qua attorno per cercare, non lo so, un punto di riferimento, un qualcosina che potesse farmi capire che, hey, forse è qua dentro che devi andare. Però, girando i bordi, non ho visto nulla. Ho provato a recarmi al centro della mappa, lag permettendo. E in pratica la cosa più importante nella zona centrale di questa mappa, che essenzialmente è questa, è quel dannato albero del loot. Albero del loot che, come forse avete già potuto intravedere, guardate cos'è al suo interno. Oh, shit. Un dannato banner del team Rainbow Rocket. Il che mi fa capire che siamo nel punto giusto. Io, ragazzi, nel famoso episodio che avevo registrato e che è andato perduto, mi ero fermato precisamente qui. Però, ora che ho fatto questo recap, eccoci qua. Siamo tutti quanti pronti a scoprire che cosa ci sarà nascosto all'interno di questa dannata Master Ball. Perché non l'ho voluto aprire per un motivo ben preciso. Sono convinto del fatto che là dentro ci sia un qualcosa di ben preciso. Siamo pronti? 3, 2, 1. What? What? Cosa? Usalo con cura. Rainbow Rocket. È seriamente un bottone? È davvero un bottone. Ed è dello stesso tipo di legno che è stato utilizzato nella base che abbiamo creato noi nel team Rainbow Rocket. E siccome i materiali ci sono stati forniti dal quartiere generale, effettivamente ha senso che questo qua sia il legno che viene utilizzato. Però, usalo con cura. Cos'è che ho detto? Usalo con cura, sì, non con attenzione. Vabbè, no, ok. Stavo per dire, qua c'è un blocco di legno più scuro. Sicuramente, sicuro come l'oro, dovrò appoggiarcelo lì e cliccare qualcosa. Però no. Boh. Bella cavolo di domanda. Nulla, l'ho posizionato un po' ovunque, ma non riesco a capire, onestamente. Non si è sentito alcun rumore. What the fuck? Oh. In che modo? Senza far rumori. Sono parecchio confuso, ma non farò domande. Andiamo giù. Andiamo a vedere. Cavolo, ho appena notato che ho tutti quanti i Pokémon molto molto deboli. Vabbè, al massimo li posso sostituire al volo. Siamo nella mappa, confermato. Vediamo di scendere. Ok, è molto polveroso, quindi effettivamente si conferma la teoria del laboratorio abbandonato. Ok, ci sono anche i vari banner del team Rainbow Rocket, che mi fa capire che siamo nel posto giusto, raga. E what the frick? Cosa diavolo sta succedendo qua dentro? C'è una sorta di Celebi pietrificato dentro una macchina per fossili. E questo Celebi pietrificato lo stanno studiando? Ok. Non sto capendo bene il perché e il per come. E soprattutto mi terrorizza il fatto che Celebi sia pietrificato. Celebi è proprio l'antitesi della pietra. È come se l'avessero privato dei suoi poteri naturali e ne fosse rimasto soltanto questa sorta di scheletro. Questi resti. Non lo so, è strano e inquietante anche come cosa. Non è proprio una pratica da Team Rainbow Rocket, per quanto malvagi, però i Pokémon li abbiamo sempre trattati bene. Forse è per questo che la stavano tenendo segreta da tutti quanti, eh? Già. Tra l'altro, a proposito di tenerla segreta da qualcuno, noto con piacere che non ci sono tracce di sostanze nere come quelle che avevamo trovato nel Laboratorio Zero, quindi effettivamente questo posto è rimasto segreto e sigillato fino ad ora. Sono stato io il primo ad aprirlo. Il che, ripeto, mi solleva parecchio. Comunque, vediamo di esplorare un attimo le varie stanze che ci sono qua dentro. Qua abbiamo quello che credo fosse il dormitorio degli scienziati che lavoravano qua. Abbiamo degli armadi completamente vuoti, quindi, sapete, mi sembra anche ben messo. Come se le persone all'interno di questo laboratorio abbiano avuto tutto il tempo di scappare.
Perché se non hanno lasciato tracce né niente, vuol dire che il tempo di andarsene ce l'hanno avuto, eh. Qua cosa abbiamo invece? Saranno vari laboratori, vari uffici, immagino. Eh già, comprensibile. Guardate qua, abbiamo gli stessi schedari che vengono utilizzati anche nella base nostra, quella in cui praticamente Eustachio si prende cura di tutto quanto. Ottimo, questo vuol dire che siamo nel posto giusto. Vedo scartoffie, vedo un laptop sul quale ci sono scritte un sacco di cose in un linguaggio che non comprendo. Vedo delle siringhe, il che collegato a quel serie laggiù non è affatto buono. Inizia a venirmi un po' d'ansia. Abbiamo un telefono, probabilmente per comunicare con l'esterno, un microscopio, delle lettere che probabilmente saranno arrivate dal quartier generale. Sì, insomma, è un classico ufficio in cui studiare tutto ciò che accade a questo povero Celebi. E mi sa che non ce n'è soltanto uno, ce n'è più di uno. Stesse cose, essenzialmente: lettere, scartoffie, schedari, vari appunti e immagini e fotografie che sono state appese su queste dannate lavagne di sughero, effettive lavagne in cui vengono scritte cose, fatti dei calcoli che non capisco, penso sia anche il linguaggio in codice, perché scrivere pesce su una lavagna non credo che abbia molto senso. L'avete sentito anche voi questo suono? Sono abbastanza inquietato da tutto ciò, però va bene. Ce ne manca soltanto uno. Questo qua mi sa che è l'unico in cui non sono entrato. Sì, ed è nettamente più polveroso rispetto agli altri. E sembra troppo in ordine. E il telefono è molto più vecchio. Probabilmente è inutilizzato da tanto, tanto tempo. Anzi, sembra qui soltanto come stanza fantoccio. Non so se abbia senso come cosa. Perché anzitutto sulla lavagna ci sono scritte le stesse identiche cose che abbiamo trovato scritto nell'altra lavagna. Tutte le montagne di scartoffie sono messe in maniera estremamente ordinata su queste scrivanie. E tra l'altro, sì, cioè non c'è scritto nulla di importante. Sono scartoffie messe qui a caso. Stesso discorso per questo microscopio. È tutto quanto troppo detto. Guarda anche le sedie. Le altre sedie sono state leggermente girate, come se fossero state abbandonate lì a caso. Questa cosa mi puzza. Questa stanza mi puzza parecchio. E tra l'altro, questo dettaglio qui non mi è sfuggito, tranquilli. L'ho visto. Probabilmente qua sotto si nasconde altro. Devo trovare il modo di aprirlo. È che mi hanno dato soltanto un bottone. Pertanto forse, e dico forse, devo tornare su. Prendere il bottone che ho utilizzato qua fuori, portarlo giù e cercare un posto dove attivare effettivamente qualcosa. Non lo so, anche perché non ho visto altri blocchi di Dark Oak, dato che è tutto quanto in legno di oak e legno di spruce, tranne effettivamente i blocchi misteriosi. Qua dentro neanche. Vuoi vedere che è l'ultima? Vuoi vedere che è l'ultima? Raga. Hanno fatto un bel lavoro di sicurezza qua, eh. Ci voleva un bel po' di intuizione. Il fatto è che turba che fosse tutto quanto così alla luce del giorno, anche proprio il conto. Cioè, se uno è abbastanza sveglio, ci arriva a queste cose. Metti che qualcuno lo trovasse per caso. Un po' mi spaventa questa cosa. Ok. Non ho sentito rumori neanche questo giro. Però andiamo a controllare l'altro blocco, che è scomparso. Raga, potremmo aver trovato la chiave, la soluzione. È che, porca miseria, vi giuro. Mi mette inquietudine questo Celebi, perché tra l'altro voi sapete benissimo, voi che mi state seguendo e che mi state accompagnando all'interno di questo laboratorio segreto, che in realtà Celebi è il mio Pokémon leggendario barra misterioso preferito. E ne ho anche uno nel PC, che non tirerò fuori perché non voglio traumatizzare. Troppa ansia. Tra l'altro ho appena notato che c'è un piccolo raggio che in pratica non lo so cosa stia succedendo lì. Boh, non so cosa aspettarmi onestamente, vi dirò la verità. C'è un lunghissimo corridoio, non c'è nulla qua? No, non c'è nulla di Dark Oak. Ok, abbiamo una piccola sala e c'è. Aspetta. C'è un'armatura qua dentro. È un'armatura di Celebi. Oh mio Dio, ed è collegata da questa sorta di tubi. Quindi vuoi dirmi che non so se debba farlo, però probabilmente a questo punto viene da pensare che sopra ci sia. Eh sì, guardate. Devo aver rotto tutto quanto adesso, ma non mi interessa. Tanto è completamente pietrificato quel Celebi, quindi non c'è modo di salvarlo. Il che a questo punto ha senso, raga. Come vi stavo dicendo, Celebi è il Pokémon della natura e gli hanno tolto i suoi poteri. È diventato pietra. I poteri li hanno infusi a questa armatura, evidentemente. What? Io non so. Io sono scioccato, vi dirò la verità. Posso prenderla questa armatura? Evidentemente sì, corazza di Celebi, pantaloni di Celebi,
stivali di Celebi e infine ci sarà l'elmo di Celebi, suppongo. E infatti così è. Porca miseria, abbiamo trovato questa armatura. Intanto qui sì, il Celebi proprio come potete vedere non è cambiato. Un po' mi dispiace, però sono troppo curioso di provare questa armatura. Scusatemi, mi tolgo per la prima volta dopo secoli l'armatura del Team Rainbow Rocket e vado ad indossare quella di Celebi. Oh mio Dio. Oh, what? Oh! Mi ha dato un potere? Sì, mi dà un potere, sono molto più veloce. Protection 4, Blast Protection 4 e 50% in più di speed. È molto strana. E non so neanche se io debba tenerla addosso. Prima forse mi conviene parlare con gli altri membri del Team Rainbow Rocket. Devo parlare con Eren, devo parlare con Fede, devo parlare con Tano. Quindi mi sa tanto che giunti a questo punto, ragazzi, io debba soltanto tornare nella base del Team Rainbow Rocket e contattarli il prima possibile, perché questa scoperta è piuttosto spicy. Sapete una cosa? Per evitare di lasciare tracce di questo posto, io tanto le coordinate ce le ho, però quasi quasi vado ad abbatterlo completamente. Non voglio che se ne abbia traccia. Ok, ricopriamo tutto quanto. Come detto, io le coordinate me le sono segnate. Dannazione, mi manca un pezzo. Prendiamo qui. Grazie, grazie. È a posto, raga. Sentite, a questo punto davvero non mi rimane altro che prendere e andarmene da qui. Devo per forza contattare tutti quanti gli altri. Io spero di aggiornarvi nel prossimo episodio. Questo mistero si infittisce e la questione mi spaventa parecchio. Dati le sub per questo video è tutto. Se vi fosse piaciuto lasciate un bel like, passate in iscrizione a tutti quanti i social network. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Aspetta, buona giornata, bye bye. Yeah, do ba, 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 do ba